Che cosa dunque ne avremo? Beh, questa domanda un po' infastidisce, sembra una domanda fuori luogo, fatta da chi non ha capito nulla, la domanda di chi chiede appunto, ma alla fine che cosa ci si guadagna ad amare? Qual è il ritorno? Cosa possiamo portare a casa? Si può avere però un altro fine quando si ama qualcuno? Amare per ottenere dell'altro ha senso? Certo, non ci stupirebbe dai discepoli questo inciampo, del resto appena Gesù ha annunciato la sua passione, loro sono lì a discutere chi sia il più grande e quindi ci attenderemmo da parte di Gesù un rimprovero. In realtà questo rimprovero, nella pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato, non arriva. Non arriva forse perché questo breve brano segue da vicino la pagina del giovane ricco. In cui il giovane ricco se ne va triste perché gli è stato chiesto di lasciare tutto per seguire Gesù e ha la sensazione che le condizioni siano troppo dure. Anche i discepoli se lo domandano, dicono: ma chi si potrà salvare se queste sono le condizioni? Certo, impossibile agli uomini, possibile a Dio, ma forse la domanda è: sì, possibile, ma è anche desiderabile, ne vale la pena rinunciare a tutto per seguire Gesù? Ecco, la risposta allora diventa importante, perché Gesù qui ci sta dicendo: guarda che il Vangelo è veramente una buona notizia, amare è veramente un guadagno, imparare a perdonarsi vicendevolmente è qualcosa che arricchisce la vita. Quello che il Vangelo promette è una vita con la V maiuscola, è qualcosa di grande, qualcosa realmente di desiderabile, di auspicabile, qualcosa che merita, come il tesoro prezioso, come la perla preziosa, che merita che tu venda tutti i tuoi averi per acquistarla. Non è qualcosa che invece ti si presenta che immediatamente ti chiede un sacrificio. Abbandona questo, lascia quell'altro e comportati così anche se non ti verrebbe spontaneo. E noi alla fine rispetto a questo ci domandiamo: sì, ma perché cosa lo stiamo facendo? Ecco, Gesù dice: c'è una gloria dentro tutto questo, c'è una gloria, cioè c'è una bellezza, c'è una pienezza che risplende dentro la vita. Di questa devi fidarti. Devi poterla riconoscere, devi poterla godere e sapere che sarà il tuo premio se tu in qualche modo gli andrai dietro. Ecco, in nome di questo noi possiamo anche disprezzare tutto il resto, altrimenti, diceva già San Paolo, saremmo i più sventurati tra gli uomini. Ma noi al contrario sappiamo che ne vale davvero la pena.